cose fondamentali, va bene, di questo museo. Vi faccio due cenni biografici e poi facciamo i gruppi. La famiglia, i nonni di Guatelli vengono ad abitare in questa fattoria, in questa podere nel 1910 ed erano mezzadri. I proprietari abitavano in quella casa lì di fronte, padronale, va bene? Mezzadri, sapete tutti più o meno cosa significa, loro praticamente erano contadini, la metà del loro prodotto andava ai proprietari. Ovviamente poi Ettore fu il primo di questi figli che nacque, Ettore, poi Ugo, Mimì ed Elide. Elide è l'unica dei quattro figli ancora viva, cioè ha 92 anni e abita a Collecchio, vabbè, gestisce una ceramica, la ceramica del Ferlano. Gli altri fratelli sono morti tutti. Qual è la caratteristica di questo museo che ha voluto fortemente Ettore? Un po' di storia minima. Ettore non ha mai fatto il contadino, perché già intorno ai 10 anni gli riscontrarono la tubercolosi ossea, quindi non ha mai potuto fare il contadino, ha studiato, ha preso il diploma di maestro elementare, ha iniziato a fare il maestro elementare, prima nelle colonie estive e poi nelle scuole di Gaiano, Collecchio e così via, fino alla pensione. La grande passione di Ettore, oltre che fare l'insegnante, che era un insegnante atipico alla Don Milani, per capirci, quindi lui metteva i ragazzi in circolo, eliminava scrivanie e banchi, metteva i ragazzi in circolo e portava sempre sta valigia piena di oggetti per far parlare i ragazzi, interagire. Che non ci dobbiamo dimenticare, stiamo parlando degli anni 40, i ragazzini dovevano parlare per forza in italiano, molti di questi ragazzini erano da famiglie povere contadine che non parlavano l'italiano, quindi ancora di più si chiudevano dentro, quindi lui li faceva parlare, gli tirava fuori le parole facendoli partecipare con la presenza di questi oggetti della vita contadina. La sua grande passione è stata anche lo scrivere molti libri. Lui era, possiamo definirlo un diarista, perché lui praticamente ha raccolto diari per tutta la sua vita e ha raccolto interviste delle persone che gli portavano questi oggetti, raccoglieva le interviste per sapere come si usavano, come non si usavano, come erano fatti e così via. Quindi lui raccoglieva queste idee, queste cose. Infatti, diciamo, lui quando ha iniziato, intorno agli anni 50, ad allestire le stanze, perché ovviamente questa era una casa di campagna, quindi c'era la casa, poi c'era qui sopra tutto un fienile, sotto dove c'è il bookshop, era una rimessa, uno stalletto, quindi man mano che le cose si liberavano lui ha iniziato a mettere gli oggetti secondo un suo ingegno. Noi vedremo il salone dopo, faremo un giro nel salone e voi vi renderete conto dell'enorme idea che aveva Ettore di presentare queste cose. Questo è il museo del riuso e del riciclo. Quindi voi...
Grazie a tutti voi.